Nei giorni scorsi la Società Giarrese di Storia, Patria e Cultura ha organizzato il primo incontro della stagione. Nella sede di Via Cairoli a Giarre, Niccolò Mineo e Giuseppe Piazza hanno tenuto un interessante incontro sulla figura umana e poetica di Giorgio Barberis Quarotti, studioso, scrittore, poeta, organizzatore di eventi culturali di alto profilo, direttore del grande dizionario Battaglia dell'UTET e presidente del premio Bottari Lattes Cavour e di molti altri premi di alto prestigio culturale, cui ha partecipato negli anni sia come presidente che come commissario di giuria. Oggi si contano oltre 65 libri di saggistica pubblicati e 48 libri di poesia. Giorgio Barberis Quarotti resta tra i critici più prolifici del Novecento italiano. Alla corrispondenza epistolare del poeta con il professore Giuseppe Piazza è stato dedicato l'incontro della Società Giarrese di Storia, Patria e Cultura. L'importanza per me del professore Giorgio Barberis Quarotti, che ho conosciuto tramite la mediazione, l'intercessione del professore Mineo è fondamentale perché mi ha scoperto, valorizzato e ha seguito con molta assiduità e interesse non solo la mia poesia, è stato il prefatore di due miei volumi di poesia, ma soprattutto dei pensieri che ancora dovrò pubblicare, che è un'opera morale, filosofica di grandissima importanza secondo il suo giudizio. E quindi per me la scomparsa di Barbara Squarotti è stata veramente un motivo di lutto interiore. La nostra corrispondenza epistolare era così assidua che spesse volte nella stessa settimana ho ricevuto due lettere sue perché aveva dei problemi culturali da chiarire e quindi aveva questa urgenza spasmodica di completare certe sue considerazioni su certi problemi morali, religiosi. La sua disponibilità umana è stata immensa. Lei immagina che la nostra corrispondenza era basata anche e spesso su comunicazione di carattere familiare e lui mi confidava, cose che io non confiderò mai a nessuno, dei segreti che si possono confidare solo a intimi amici. Quindi immagina lei la grande stima e la grande affinità intellettuale e morale che si era venuta a creare tra noi. E le dico che, come io ero sollecito della sua salute perché aveva molti problemi, anche lui era sollecito delle cose leggere o gravi che potessero capitare a me, che ho vissuto anch'io. E io sono, come si dice, utopisticamente, quasi in attesa vivo di una lettera che possa giungere dall'aldilà. E marciranno i pali delle viti sotto il peso dei soli e delle piogge, fioriranno le ortiche in mezzo ai peschi, trafitti dagli aghi delle vespe, senza filo di verde, perirà il grano dentro il tufo e l'erba medica si perderà nel ferro delle spine. Questi alcuni versi della poesia I vecchi del poeta Giorgio Barberis Quarotti.